Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi spacchettiamo dei charm che ho trovato su un sito. Non sono di Pandora, ma se sono belli quanto sono sul sito, abbiamo risolto tutti i problemi di murrine che non fanno più Pandora. Ho già fatto uno spoiler. Allora, il sito in questione è Beads Fanatic. È un sito spagnolo, spediscono dalla Spagna, esattamente da Valencia. Ve lo porta la posta, c'è scritto 5,50 euro, ma la spedizione è gratuita. E il sito appunto si chiama Beads Fanatic e vi lascio comunque il link giù nell'info box. Io andrei direttamente ad aprire perché non vedo l'ora. Tengono un sacco di marchi e guardate, questa ad esempio è solo una piccola parte. Rivenditore autorizzato. Io in particolare ho scelto dei Beads di Elf Beads. Hanno anche il loro sito specifico, proprio Elf Beads, ma li ho trovati su questo sito perché due erano in offerta. Allora, c'è questa scatoletta con la mia etichetta. Guardate, ci hanno messo anche le stelline, troppo carino. E c'è all'interno lo scontrino, molto bene. C'è proprio lo scontrino, perfetto. Ah, così vi dico anche i prezzi che non me li ricordavo esattamente, quindi ve li dico giusti. Scontrino, stelline dappertutto e sacchettino con stelline con la scritta proprio Elf Beads. Dietro è liscio di raso, ma noi andiamo ad aprire. Oh, all'interno ci sono i beads all'interno dei sacchettini e il primo è all'interno, come vedete, dei sacchettini di plastica. Sono tutti rivettati in argento e sono in vetro. E questo è il primo e devo dire che mi piace un sacco. Vediamo se riesco a mettervelo tipo così. Ok, allora è un Beads in vetro con questi cuori grossi a rilievo e il cuore ha questo ricciolino sotto. Molto molto carino e questi li avevo presi perché volevo metterli sul bracciale bitono, quindi questo qua essendo dorato, il cuore è dorato e sotto ha questa sorta di sfumatura oro che è all'interno, perché vedete il vetro è giallino ma la sfumatura, quella che si vede in fondo, è proprio qua e non in superficie. Vedete quanto sono spessi i cuori? E devo dire che questo qua mi è piaciuto molto. Era in offerta, per quello l'ho acquistato qua, era in offerta e l'ho pagato 16,80 euro. Lo voglio proprio mettere sul bracciale Pandora Bitono, quindi direi che ci sta super bene. Il primo lo mettiamo da parte, andiamo ad estrarre il secondo. Continuiamo su questa linea, è un altro dorato, sempre impacchettato singolarmente. Questo qua è un po' particolare perché ha una sorta di bolle. Ah, sono universali, quindi questi qua entrano sia sul Pandora sia sul Trollbeads. E come vedete, questo qui ha tutta una sfumatura interna dorata, molto iridescente. Mentre sulla superficie, da questa parte, spero che si noti, da questa parte ha una sorta di alone, non è un alone, maculato, quindi si vedono tutte le bollicine e sul sito non si notava così bene, mentre da questa parte le bollicine sono a rilievo. Mentre appunto di qua c'è una sorta di texture leopardata solo in superficie, ci sono proprio un accenno di bolle un po' più scure. All'interno invece c'è proprio una sorta di colata di vetro oro che va a formare tutte delle bollicine proprio vicino al foro del rivetto.
Anche questo qua, secondo me, è una piccola opera d'arte e a 16,80 euro anche lui, direi che ci stava super bene. E niente, io li volevo proprio abbinare insieme questi due, perché trovo che appunto ci stiano bene. Poi sul bitono oro e argento ancora meglio. Sono molto soddisfatta finora. Poi ne ho visti altri perché ero in dubbio e allora mio marito ha detto no, vabbè, devi prenderli entrambi. Allora, il prossimo lo voglio andare a inserire nel bracciale a tema bosco, quello che sto facendo della nuova collezione. E quando ho visto, mamma quanto è bello, quando ho visto questo ho detto wow, cioè non si può non prendere ed è fantastico. Cioè, ragazzi, credetemi, è meraviglioso. Allora, io cerco di avvicinarmi il più possibile sperando di mettere a fuoco tutto, ma in superficie, poi magari vi lascio anche la foto perché rende decisamente meglio che anche così. Comunque, sulla superficie ci sono dei fiorellini che hanno delle sfumature lilla, come all'interno del Beats, lilla e azzurrino, con tutti i rami che scorrono intorno al Beats. E sono di una finezza incredibile. Allora, questi ci sono anche su AliExpress con la superficie decorata, ma devo essere sincera, li ho presi anche quelli, ma non hanno nulla a che vedere con questa cosa magnifica. All'interno c'è tutta, come vedete, una decorazione anche qui lilla, verdina acqua, giallina, un po' maculata, che appunto va a formare una sorta di prato di petali, almeno io l'ho intesa così, o comunque può anche essere un rigolo d'acqua perché è davvero fatta bene. Guardate quanto è bello. Allora, questo qua non era in offerta e l'ho pagato 28 euro. Cioè, tenete conto quanto costano le murrine Pandora Troll Beads. E guardate anche questa qua che lavorazione ha. E devo dire che 28 euro ci stanno strabene, cioè, assolutamente sì. Vado a prendere anche l'ultimo. Questo qua mi era piaciuto il nome e mi era piaciuta anche la sfumatura e non so se andrò ad abbinarli insieme questi due perché sono molto belli entrambi. Questo qua è molto più classico rispetto agli altri, non ha nulla a rilievo e devo dire che mi risulta anche difficile farvi vedere un po' le sfumature di colore, ma ci provo, ci devo riuscire perché all'interno è una sorta di galassia. All'interno ha delle parti dorate con al centro una bollicina. Poi ci sono delle altre sfumature dal rosso al bordeaux al viola, sempre con all'interno una bollicina. Sembra come se questa sorta di vortice di colori venisse risucchiato ogni tanto e al centro di questo risucchio c'è una micro bollicina. Se io spengo una luce, sono sicura, tipo questa che fa un sacco di riflessi, sono sicura che, ecco, magari riuscite a vedere meglio il discorso bollicine, ma i colori sicuramente si perdono. Però vedete come questa lavorazione che vi dicevo a vortice, ecco qua, vedete, è a rilievo, fa questa sorta di vortice dove il materiale appunto viene risucchiato ed è bellissimo, mi sembra che si chiamasse proprio galassia, però magari mi posso sbagliare perché ce n'era più di una, quindi mi era piaciuto molto il colore che aveva e sicuramente riesco ad abbinarle anche insieme o comunque con altre che ho perché il colore è comunque rosino dorato, quindi ci sta davvero bene. Allora, che dire, sono tutti e quattro, io li trovo davvero meravigliosi. Non ce n'è uno che mi piace più dell'altro, sono
tutti particolari e devo dire che hanno soddisfatto le mie aspettative. Questo con il fiore è secondo me il più bello. Qualche nota tecnica: è un sito che spedisce dalla Spagna e il pacco ci mette abbastanza ad arrivare, quindi non demordete. Anche la spedizione è abbastanza lenta, ora che vi spediscono il pacco passano 4-5 giorni e poi comunque la spedizione dura circa una settimana. Loro dicono che il pacco arriva tra i 10 e i 30 giorni e appunto il pacco è totalmente tracciabile, quindi ho visto tutta la strada che ha fatto con tutte le varie dogane che ha dovuto passare. E comunque sono molto 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 precisi, se gli scrivete vi rispondono. Vi consiglio di utilizzare la sezione contatti del sito e non quella contatti all'interno dell'ordine perché guardano di più la sezione dei contatti del sito. Quindi se dovete contattarli utilizzate quella sezione del sito. Ho pagato con PayPal, quindi pagate, utilizzate PayPal, in questo modo avete la protezione se dovesse succedere qualcosa. Comunque sono molto seri, vi rispondono, non c'è nessun problema. Anche sullo scontrino scrivono appunto che è stato pagato con PayPal, quindi è tutto totalmente trasparente. Anche questo, se non ve l'ho detto, l'ho pagato 28 euro, quindi diciamo che il prezzo base è 28 euro, poi ci sono alcuni bits che sono in sconto ed è per quello che ho scelto questo sito. Altrimenti vi consiglio anche di fare un giro sul sito ufficiale di Elf Beats. Io andrei anche a montarli sul bracciale e vi faccio vedere come stanno. Eccomi qua con i due bracciali, so che siete curiose, quindi vi faccio vedere tutti i vari spostamenti che ho intenzione di fare. Se non vi interessa, volete semplicemente guardare come stanno i bits sul bracciale, vi lascio il minuto a cui skippare la preparazione. Una cosa che non vi ho detto è che tutti i rivetti hanno la scritta 925. Dove si nota di più, dove si nota di meno, è impossibile farvi vedere una cosa del genere, quindi è troppo piccolo. Allora, questi due li voglio andare a mettere qua sul mio bracciale bitono perché, come vedete, è l'unico bracciale completo che non ha le murrine o non ha vetri e la cosa mi urta abbastanza perché non lo so, trovo che con i vetri ci sia qualcosa in più. E per fare questo devo togliere per forza due charm che trasferirò su quest'altro. E i due charm che meno ci azzeccano, sicuramente questo qua con la madreperla, perché non è bitono, quindi ha anche il fiore e devo dire che di qua ci sta bene, e l'altro è questo qui, perché anche lui è piccolino, ha i fiori, e questo qua è sempre stato un jolly, lo sposto da una parte e dall'altra. Quindi spero tanto che facendo questi due cambiamenti, spostamenti, ci stiano. Perché altrimenti devo andare a tenere questo qui e a sostituirlo con altro. Li smonto tutti, intanto vado a recuperare quello che devo recuperare e poi vado a montare il tutto così vediamo esattamente come stanno. E direi che ci sono stata, sono perfetta e anche loro mi piacciono da matti, proprio belli, non lo so. Ah, ho fatto una piccola inversione. Ok, vado a sistemare questa cosa qui perché mi sono accorta adesso che c'era. Ho sbalzato un charm. Come vedete, entrano perfettamente, senza sforzare, senza niente. Le filettature sono precisissime, quindi non c'è bisogno di avvitarlo, ovviamente passa tranquillamente dal Pandora. Se passa dal Pandora, passa dal Trollbits e siamo più che a posto. Ok, ora sì, ora ci siamo. Avevo messo questo prima di questo e questa è una clip, appunto, anche questa e non ci stava più come avevo fatto la composizione, quindi l'ho rispostata e devo dire che ci sta molto bene. Chiudo il bracciale. Da chiuso è ancora meglio che da aperto. Trovo che da chiuso sia decisamente molto meglio che da aperto. Abbiamo fatto 30, facciamo 31 e lo vado ad indossare.
Allora, ragazzi, io direi che ci siamo. Ovviamente l'ho messo al contrario, ma va bene. E devo dire che ci stavano proprio bene, non potevo non metterle, anzi, ovviamente murrine gialle non ne facevano, queste sono davvero particolari. Questa è un po' ingombrante, dico la verità, è un po' ingombrante, però è talmente particolare che ci sta, cioè ci sta benissimo. E questa cosa maculata che c'è sopra, tanto non si noterà. Ma davvero, davvero, davvero è una cosa davvero meravigliosa. Vediamo se spegnendo la luce si nota. Ecco, Marzia, spegni la luce. Guardate, vedete che sopra questa lavorazione è tutta maculata sul vetro ed è bellissima. Davvero, davvero bella. Anzi, forse mostrandoli così si vede ancora meglio il colore, spesso. Comunque questa è davvero bello. Procedo e vado a fare anche questo. Allora, adesso mi è venuto un flash, c'ero arrivata e avevo tutto calcolato. Ho preso questa qua da abbinare con questa perché trovo che ci stiano bene e comunque adesso vado a recuperare questa qui per sostituirla con il mio, con i fiori, quello nuovo. E appunto avevo così la coppia pronta per il prossimo bracciale, visto che ne ho tre vuoti, questi due qua si abbinavano bene insieme e devo dire che sì, effettivamente si abbinano davvero, davvero bene insieme. Quindi smonto tutto e vado a infilare i miei due nuovi charm che ho recuperato, quindi Margherita con l'oro e Margherita e Madreperla, che devo dire che ci siamo, sono loro. E da questa parte appunto vado a recuperare questa e gli vado a mettere questa che ci sta benissimo. Quindi smontiamo. Bracciale rimontato, sono davvero in dubbio se lasciarlo in centro, perché ho detto lo metto in centro perché è troppo bello per non metterlo in centro, però sinceramente ora che lo vedo potrebbe starci bene anche qua dove l'avevo pensato, quindi non lo so sinceramente se lo lascerò così o meno. Mi piaceva il fatto che c'era questa sorta di animale magico con questi fiori un po' incantati, foresta incantata, una cosa del genere, però sul serio non so esattamente se lasciarlo qua oppure invertirlo così come lo avevo pensato all'inizio. Fatemelo sapere sotto, secondo voi, se è meglio qui o è meglio spostarlo qua. In ogni caso ci stanno bene. Mi piace un sacco anche questo. Indosso anche lui. E magari vado a togliere anche l'altro così capite meglio come stanno addosso. Non so sinceramente se lasciarlo così o andare a sostituirlo. Datemi un consiglio perché sono davvero davvero in crisi in questo momento. Sicuramente è il suo bracciale, non so bene la posizione, però questi charm sono davvero belli, proprio belli, cioè in vetri. Devo dire che ho trovato un buonissimo sostituto a Pandora. Fatemi sapere anche voi se fatemi sapere, avete un sacco di cose da farmi sapere. Se vi sono piaciuti e che cosa ne pensate. Ho terminato questo video lunghissimo. Il sito da dove ho acquistato è giù nell'info box. Spero di avervi detto tutto. E ciao a tutti, alla prossima! Ciao! Thank you.